E adesso concludiamo con l'ultimo ospite che è già in scena da una settimana al Teatro Lo Spazio. Il teatro è a due passi appunto attaccato a Via Sannio, quindi zona San Giovanni. E come lo introduco lui? Lui è una persona che ha studiato, è un artista che ha studiato al Teatro della Scaletta, e poi ha lavorato in cinema, a teatro, poi ha incontrato Gigi Proietti e da lì la sua vita ha cambiato un po' il corso. E si è cementato con importanti ruoli, recitando Aristofane, Shakespeare, Plauto, Rostana e Goldoni, senza disdegnare anche qualche incursione nel cinema, tra Verdone e Vanzina. Come ho detto, è da una settimana che è in scena al Teatro Lo Spazio con Vita da Cani, un testo scritto da Italo Amerighi e Simone Pulcini, diretto da Daniele Vincenti. Saluto con grande piacere Stefano Ambrogi. Buonasera Stefano. Ciao, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ho detto tutto, ho detto più o meno? Hai detto tanto. Vabbè, ho cercato di fare... Ho fatto una sinossi, Stefano. Assolutamente, ho fatto una bellissima sinossi, anche perché non sono più giovanissimo, quindi un po' di anni di carriera ci vuole. Certo, certo. Allora, intanto vorrei ricordare insomma anche la tua bella interpretazione la stagione scorsa con Romeo e Giulietta, no? L'ultra irriducibile di Gianni Clementi. Grazie, bellissimo, grazie. Bellissimo, dove tu sei un accanito laziale, si può dire? Un accanito laziale. Mannaggia, vabbè, nessuno è perfetto, caro Stefano. Esatto. Chiaramente figlia di Ercatena. Già. Splendido, una splendida, geniale, devo dire, allestimento di Gianni Clementi, che ogni volta ci sorprende Gianni. È un genio, sì, ma anche la scrittura tutta in versi. Bellissimo, fantastico. Allora adesso passiamo, cambiamo proprio diciamo epoca, cambiamo situazione. Vita da Cani, l'ultima scommessa, ambientato nel mondo della ludopatia. Esatto. Che è un problema serio, Stefano, è un problema serio. L'ludopatia è il gioco compulsivo, che è un fenomeno sociale che è trasversale, perché non guarda in faccia a nessuno, no. Colpisce indifferentemente qualsiasi tipo di ceto sociale. Certo, certo. Dall'umile operaio al re. Certo, rovinando tante famiglie. Certo. Non vogliamo dare messaggi, non facciamo spiegoni finali o monologhi finali, noi ci limitiamo a fare una fotografia, certo. Una fotografia di una realtà cruda, nella sua crudezza noi fotografiamo una realtà, sì. Poi ogni telespettatore trae le proprie conclusioni, insomma. Mm-hmm. Cioè, però c'è un po' di amara ironia, cioè, insomma. Assolutamente sì, penso la commedia italiana, certo, che certo. Noi con la tragedia ci ridiamo. Come no? Ecco, tu che ruolo ti sei cucito addosso? Sì, di scommesse, quindi. Di scommesse, però mi gioco le partite di calcio più impensate. C'è una mia battuta dove dico, quando mi chiedono che te sei giocato, ho fatto 10 over, campionato di calcio femminile finlandese di Serie C. Mai nella vita, eh. Ma poi ci prendi? Non ci prendi mai, ovviamente. Sono andato a studiare squadre perché esiste, Beh, immagino, no, certo. Fanno il loro campionato e noi, come finisce non lo svelo. No, certo. Però mi gioco questa giocata, che è la giocata della vita, che sono 10 over di questo campionato finlandese. È molto divertente sia quando lo spiego sia quando lo vivo, perché poi insomma degli over mi entrano nel corso dello spettacolo, quindi la cosa è esilarante di per sé. Certo. Senti, come ti sei trovato nel ruolo di questo scommettitore, no? Cioè, che lavoro hai fatto? Allora, intanto sono andato nelle sale giochi. Quindi, ecco, sei andato sul campo? Sono andato sul campo, sì, a chiedere. E ho avuto delle risposte veramente che non pensavo esistessero. Sì, perché chiaramente le sale, al di là di quello che è il mio ruolo specifico, abbiamo un po' affrontato tutto il mondo del gioco d'azzardo, non so, dalle slot machine alle corse virtuali, ai cani, ai cavalli, e non so, per esempio c'è in una sala giochi un titolare ci ha detto che c'era un tipo che giocava alle slot machine e lui parlava con la macchina.
parlava, sì, Accidenti. sì, la accarezzava, la baciava, la trattava male, la prendeva a calci, Mamma la mia. trattava con dolcezza, poi la rimproverava. Altri, per esempio, non so, la macchina scaricava una cifra anche alta, che uno diceva, vabbè, non prendo i soldi e me ne vado, e invece questi la rimettevano tutta dentro. Quindi ci sono delle manifestazioni, per esempio con la chiusura di tanti cinotromi, di tanti Sì, ippodromi, che non sì. ci sono più tante corse vere come c'era una volta, Però c'è tutto questo fiorire di sala ora scommesse. esistono le corse virtuali. Ah, Io non virtuali. sapevo che esistesse. Sì, ci sono dei cani che non esistono, sono al È computer, fanno delle corse e la gente ci scommette sopra, cani e cavalli. un po' inquietante, devo Ma sì, la dirti. realtà è che tanti, io chiaramente mi sono avvicinato a questa cosa 4-5 Certo. mesi fa, quando abbiamo affrontato prima Certo, la stesura del testo, poi ci siamo cominciati a certo. documentare, abbiamo scoperto una realtà che veramente per me era lontana anni luce, non solo Sì, quella dove venivo a giocare i sono, 3-5 è euro una per vera e prendere propria la cartolina, patologia, è una naturalmente, patologia seria, 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 seria. seria, come se fossero scollegati totalmente dalla realtà, insomma, no? Perché poi si innesca quel meccanismo perverso di rifarsi, no, Stefano? Esatto, E ci certo. caschi Ma guarda, continuamente, poi. anche lì ho parlato con una psicologa, Sì. proprio che è una mia amica e affronta proprio il fenomeno della ludopatia, e mi ha detto, al di là del fatto di volersi rifare, c'è gente che gode nel giocare più che nel Ma vincere. poi tu pensa. Cioè, il fatto di infilare la moneta, infilare, è quello che dà il massimo soddisfazione più della vittoria, e che io Sì, non sì, riesco a sì, sì. spiegare. È diventa, è Quindi, una droga a tutti gli effetti. è una È droga, è una una droga. droga, assolutamente è una droga. Il No, tutto però, diciamolo, è condito con una no. ironia, con Certo, sarcasmo, certo. Certo. una leggerezza che poi insomma condisce il tutto e fa diventare lo spettacolo comunque fruibile e divertente per tutti, al di là anche se affrontano tematiche In portata psicologica seria, molto seria, importante, sì, però certo. scride molto, Bene, e allora mi pare che i risultati si vedano, no, caro si Stefano? vedono. Ieri che c'era sold out, come Beh, dire, queste sono le più ieri belle con il soddisfazioni per un attore, turno no? delle 17 era tutto pieno, abbiamo ricevuto inviti anche da altri comuni. Un comune umbro Ah. era venuto a vederlo, è venuta a vederlo la sorella del sindaco, e Sì. ha parlato col fratello, che ha detto il sindaco è entusiasta e ci ha invitato nel suo comune a fare lo Eh spettacolo. beh, sono Quindi soddisfazioni anche sono queste. soddisfazioni, sì, sono soddisfazioni, noi tanto ci divertiamo molto, Certo. perché è cosa fondamentale per la recitazione, non a caso in inglese si dice to play, e Esatto, quindi è un noi gioco. recitando giochiamo e ci divertiamo, Beh, mi sì. pare molto affiatati, molto affiatati. Si considera che Sì. su 7 attori della vita della Dello Ragani, 5 eravamo anche in Romeo e Giulietta. Eh sì, è Quindi vero, è siamo vero, un stavo controllando, ha ragione, gruppo, sì. sì, c'è Simone Pulcini, Cini, c'è come Matteo no? Milani, c'è Daniele Loggi, c'è Oh. Luca Panigoni e ci sono io, eravamo tutti in Romeo e Giulietta. Quindi, insomma, Quindi sono siamo rapporti molto. già belli rodati. Sì, ma certo, Matteo Milani è un mio figlioccio, un giovanissimo a 30 anni, mi pare, che io Sì. reputo uno degli attorzioni più I più bravi in bravi. assoluto Beh, italiani, sì, in Italia, ma anche e Patrizio lui, Ciabatta è brava, eh? Patrizio Ciabatta è geniale, ma sono Lo tutti so, bravi, è brava però con tanto. Matteo ci ho fatto già 3 spettacoli, Quindi e la ormai. Ecco, comunità che con Matteo Milani ormai condividiamo sempre il camerino, io se è non un po' il tuo sbaglio figlioccio, 11 possiamo dire che è il tuo anni, figlioccio? sì. Io l'ho messo io sul vero, ma non è una stupidaggine, io quando faccio il contratto scrivo se c'è Matteo Milano in compagnia io voglio condividere il camerino con lui. Ah, perfetto, è una condizione proprio. A una condizione, pensa, io che ormai ho 60 anni e mi dicono tutti se è il primo compito, se è il primo camerino, dico no, da solo non ce l'ho, voglio Bravo, invitare mamma, che bello, dai, grande, grande. Bene, anche allora ricordo a tutti, andate al Teatro Lo Spazio, via Lopri 42, quindi mercato di Via Sannio, per capirci, proprio a due passi dalla fermata di San Giovanni della Metro. Vita da cani, l'ultima scommessa, un testo di Italo Amerighi e Simone Pulcini, e che sono anche in sì, scena. siamo in scena fino a domenica Esatto, prossima, domenica fino prossima. all'8 marzo, gli spettacoli sono tutti i giorni alle 20:30
la domenica alle 17. Perfetto, e quindi gli altri attori sono Patrizia Ciabatta, Daniele Locci, Matteo Milani, abbiamo detto, con cui divide il camerino, Luca Panigone, la regia e di Ariele Vincenti. Un altro genio, è riuscito a fare di questo testo, sì, perché ha creato una situazione di dialoghi incrociati, cioè un lavoro certo se molto, devo dire, difficile, perché non è niente facile, uno spettacolo da fare difficile. Certo. Però la difficoltà è quella che poi alla fine si rende più gaudenti. Assolutamente. E allora, caro Stefano, io ti ringrazio di cuore per questo collegamento. E quindi in bocca al lupo e naturalmente buon teatro. Ah, e venite a teatro, io questa. Posso dire una cosa? Ma certo, detto, devi. Allora, sto leggendo sui giornali che per questa epidemia che sta colpendo. Sì, il coronavirus, sai? Il coronavirus, ecco. Stanno prendendo delle decisioni che a me sembrano anche un po', fatelo dire, scellerate. Un po' estreme. Stanno bene di chiudere cinema e teatri. Sì, vabbè. Però si può andare sugli autobus pieni. Vabbè, ci chiudiamo in casa e non viviamo più, ma bisogna comunque andare a teatro, dai. Ecco, ti faccio una battuta. Anzi, posso fare una battuta? Beh, vai. Il teatro c'è sempre, le mascherine ci sono da sempre, quindi siate tranquilli. Sì, ma io ne volevo fare un'altra, Stefano. Prego. Facciamoci contagiare dal teatro. Assolutamente sì, facciamoci contagiare dal virus del teatro, questo sì. Stefano. Un grande abbraccio, in bocca al lupo, ciao! Ciao, grazie ancora! Grazie a te, Stefano, ciao.